Da Tokyo, fuori Mertens e Putintseva, cadono le ultime teste di serie. Battute finali al Japan Women's Open Tennis. Sul veloce di Tokyo, sorprese a getto continuo, cadono infatti anche le ultime due teste di serie. I quarti di finale sono fatali ad Elise Mertens e Julia Putintseva. La belga cede in modo piuttosto netto alla Mshale. Nel parziale iniziale c'è maggiore equilibrio, ma Elise paga la scarsa resa con la seconda di servizio e non riesce a cogliere tre opportunità. La Mshale strappa il set e allunga poi nel secondo. Terzo successo per l'americana, alle spalle le vittorie con Sorribe Stormo e Kovinic, e approdo in semifinale. La Putintseva invece trova disco rosso con la connazionale Diaz. Sesto match per la Diaz, tre turni di qualificazione prima dell'accesso nel main draw. Zarina fatica al servizio nel set d'apertura, perde tre volte la battuta ed inizia in ritardo. Sotto 46, cambia marcia. Pallina alla mano diventa ingiocabile. Non offre alcuna palla break per 2-7 ed incrina le certezze della più quotata rivale. 61-63 e urlo liberatorio. Stupisce anche il passaggio a vuoto della Krunic, reduce da due affermazioni ampie con date rischie. La serba si ferma al cospetto della padrona di casa Miyukato, altra giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Chirurgica la nipponica, annulla 5 palle break, difende il fortino e vola verso una prestigiosa semifinale. 1 ora e 11, 61-63. Mshale, Mertens 64-61. Diaz, Putintseva 46-61-63. Kato, Krunic 61-64.